Gente di YouTube, buongiorno. Video di oggi, video dei terminati di giugno. Video dei terminati di giugno che è tutto qua. Praticamente sono 2, 3, 4, 5, sono 6 prodotti tra random, tra di uso comune, tipo bagnoschiuma, shampoo, tutte queste cose qui. Sono delle cose che voglio farvi vedere perché sapete già che io le ho acquistate. Voglio farvi sapere in questo video come mi ci sono trovata e se di conseguenza vale la pena poi riacquistarli o meno. Allora, diciamo che in realtà l'unico prodotto che non è da toiletta è questo qua. E ve lo mostro per primo così lo togliamo di mezzo. Allora. Questo è un air spray di Stenom, è un deodorante per la casa. Allora, pro e contro di questo spray. Pro, assolutamente profumo gradevole, durata eccellente perché è durato parecchio, è una bomboletta da 250 ml. Caratteristica principale di questo prodotto è che non contiene acqua, quindi quando voi lo spruzzate assolutamente si disperde nell'aria senza cadere sul pavimento, sul divano e su tutto. Un altro pro è che io addirittura ho testato che spruzzando questo prodotto prima di andare a pranzo dalla suocera, dove il profumo delle pietanze è assai gradevole, oppure da mia madre quando la domenica si va a pranzare lì, spruzzando anticipatamente questo profumino un po' da lontano sui tessuti, per esempio anche sui cappotti, ovviamente non direttamente, ma nell'aria, vi posso assicurare che non attaccano gli odori. Quindi assolutamente questo prodotto da consigliare per l'utilizzo e per la durata, ma di contro invece ho il fatto che non ha un prezzo per niente irrisorio. Questa bomboletta costa, quando è in offerta, al modico prezzo di 7,50-7,90 euro, prezzo pieno 10,90 euro, quasi 11 euro. Ragazzi, sinceramente in giro si trova qualcosa a un costo più basso. È vero anche che bisogna valutare l'utilizzo, bisogna valutare la profumazione, bisogna valutare tante cose. Io sono riuscita a trovare un alleato simile, credo sia un prodotto dell'Air Wick, anche quello ottimo, non contiene acqua, quindi anche quello ha lo stesso utilizzo, la profumazione è un po' più lenta. Nel senso che svanisce prima del previsto, invece questo si sente un po' di più nell'aria, e però costa anche 3 euro, quindi bisogna valutare un po' e decidere. Comunque, un altro contro di questo prodotto è la linguetta, questa qua. Non so se è debole di struttura, ma questa è la seconda confezione che io acquisto e per la seconda volta mi si è rotta la linguetta. Comunque. Detto questo, per il resto è assolutamente da consigliare. Ripeto, io personalmente non lo ricomprerò semplicemente per una questione di prezzo. Non mi va di spendere quasi 8 euro per un deodorante. Assolutamente no. Poi, andiamo avanti. Un altro prodotto che mi avete visto acquistare e che mi avete visto utilizzare e ricomprare innumerevoli volte sono i bagnoschiuma, bagnocrema della linea Venus. Questa volta si tratta della vaniglia bourbon, profumo sensuale, dolcezza inebriante e seducente. Allora, pro assolutamente la profumazione, pro assolutamente il prezzo, si aggira intorno ai 2 euro per una confezione da mezzo litro, contro un'unica cosa, un unico difetto, che non me lo fa preferire. Nel senso che decido comunque di comprarlo perché lo trovo in offerta, quindi vince sempre il fatto di riuscire a trovare un prodotto che abbia un prezzo irrisorio, ma la cosa che non me lo fa preferire è che è molto liquido. Io il bagnoschiuma lo preferirei poco poco più denso rispetto a quello che è questo prodotto. Vuoi anche che la confezione è fatta in questo modo, quindi non mi permette di dosarla, di erogarla
nel modo più giusto. Quindi quando io verso, si riempie tutta la mano e molto prodotto va sprecato, va buttato. Questo è l'unico contro di questo prodotto. Credo che non essendo la prima volta che acquisto Venus, ho riscontrato lo stesso identico difetto, lo stesso identico problema in tutte le altre profumazioni, quindi credo sia proprio una caratteristica del prodotto bagnoschiuma Venus. Allora, amici di Venus, o ci fate un erogatore, uno spruzzino, un tappino leggermente diverso, oppure addensate un po' la formula, perché così non si può, troppo prodotto va buttato. Andiamo avanti. Un altro prodotto che mi avete visto acquistare, che vi ho presentato in un altro video, è lo shampoo antigiallo della ING, questo qua. Come vedete è terminata, la parte giù non viene proprio via e credo che sia solo colore perché l'ho anche sciacquato con l'acqua. Allora ragazzi, questo shampoo ha fatto il suo lavoro, nel senso che non mi ha ingiallito i capelli, l'ho utilizzato un paio di mesi, considerate che questo è uno shampoo trattamento, quindi non va usato sempre, va usato un paio di volte a settimana per evitare che i capelli grigi diventino gialli. Non lo ricomprerò. Non perché non sia stato buono, ma perché ha avuto il suo costo. E in giro si trova qualcosa di meno costoso. Questo, la confezione da 250 ml è costata circa 8 euro. 8 euro semplicemente perché la proprietaria è un'amica, perché sennò sarebbe venuto anche un po' di più. Quindi ragazzi, io questo shampoo lo consiglio per l'utilizzo, non lo consiglio per il prezzo, quindi io personalmente non lo ricomprerò. Come funzionalità ha fatto quello che doveva fare, né più né meno, niente di più. Questo qua, tra l'altro, sono 250 ml, 8 euro. Ti dirò che non è proprio il massimo. Andiamo avanti. Un altro prodotto che non ricomprerò, badate bene, non ricomprerò perché anche in questo caso un pro e cioè un contro, scusatemi, è il prezzo. È il balsamo corpo Arnica e Amamelide di Just. Allora, questo prodotto credo sia favoloso. Lo riacquisterei solamente nel caso ci fosse un'offerta in corso. Mi piace perché ha una profumazione, già lo scatolo quando si apre, che è l'unica cosa che è rimasta. Profuma davvero tanto tanto tanto. Non mi piace, oddio, mi piace anche perché è liquido, è un prodotto liquido, nonostante la dicitura porti balsamo corpo, è un balsamo corpo liquido, il che mi ha permesso di ungere le mani e passarlo sul corpo in modo assolutamente facile. È un prodotto che ho utilizzato in estate perché io in estate soffro molto il caldo, sudando la pelle ho necessità di non mettere prodotti che mi facciano da tappo. Questo prodotto, infatti, ha escluso questa anomalia, permettendomi appunto di avere la pelle comunque morbida, idratata e direi che è proprio ottimo. Quindi ve lo consiglio nel momento in cui voleste un prodotto di qualità, assolutamente. Questo prodotto credo valga la modica cifra di 25 euro, la quantità è di 250 ml, però non si finisce subito. Anche se è un prodotto liquido e sembra che ne serva tantissimo, vi posso assicurare che è assolutamente gestibile. Va utilizzato tipo acqua di colonia, ecco, tamponato sul corpo, bagnato sulle mani e quindi con le mani. Quindi assolutamente la quantità si può gestire rispetto al prezzo. Io personalmente, ripeto, non lo ricomprerò se non nel momento in cui possa venire giù un'offerta, però sinceramente così preferisco evitare. Comunque in commercio si trovano altri prodotti, altre alternative altrettanto buone che permettano insomma un'idratazione al corpo anche in estate, tipo potrebbe anche andare un'acqua termale di Avène che ha un prezzo molto più ristretto, anche se non è la stessa cosa, ma qualitativamente rinfrescante penso che possa comunque andare a sostituire nei momenti di calore
questo genere di prodotto. Quindi passiamo avanti. Un altro prodotto che ho terminato e che non credo di ricomprare. Allora, io d'estate, come voi sapete, non metto la crema, ve l'ho appena detto, quindi utilizzo molto le acque profumate, tutto ciò che profuma, idrata, che non sia una crema, perché la crema non la sopporto. Ho utilizzato per un po' di tempo della linea Avon Naturals questa acqua spray alla frutto della passione e peonia. Come vedete, è consumata, è terminata. Ma non mi è piaciuta la profumazione. I prodotti Avon li uso a volte e vi posso assicurare che ci sono dei profumi migliori. Questa era in offerta, l'ho presa, vabbè, boh, punto, finisce là e vale quello che costa. Insomma, è un prodotto che costicchia intorno ai 2 euro, 1,99 euro in offerta. Quando costa assai, costa 3 euro. Ma assolutamente ci passi pomeriggio a mettere tutti i giorni da portare in borsa per deodorare. È comunque un'acqua rinfrescante, un'acqua profumata. Prossima volta cambierò profumo perché questo non mi è piaciuto molto. Non mi è piaciuto. No, 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 no. È terminata. Boh, boh, pace. L'ultimo prodotto che ho terminato e che non ho utilizzato io sempre. Lo ha utilizzato mio figlio, è questo detergente dermopurificante antiacne con estratti di ortica e salvia della linea Shogun. Allora, chi non la conosce, Shogun è una linea di prodotti di estetica che vanno dal rossetto al prodotto per il viso, per il corpo, fino al detersivo. Non è un marchio conosciutissimo, ma è abbastanza pubblicizzato perché è un'azienda produttrice del sud che appunto produce questi prodotti nel rispetto dell'ambiente, nel rispetto del prodotto stesso. Infatti, questo detergente non contiene deodoranti, è testato per il nickel e non contiene parabeni. Mio figlio soffre di acne. Siamo stati in cura e nel frattempo ha utilizzato, oltre ad altri prodotti, questo detergente. A dirla tutta, non è un detergente che fa miracoli, nel senso che comunque ci vuole l'apporto e il supporto di un medico, per, gestire questi tipi di queste problematiche. Ma ha aiutato quantomeno nel tenere la pelle compatta, soprattutto in inverno. Sai, ragazzi a 14-15 anni sono esposti nella pelle proprio al cambiamento ormonale e a tutto il resto. E soprattutto i maschietti, diciamo, sono portati a non avere molta cura di queste cose se non c'è mamma dietro che dice lavati il viso con questo prodotto. Questo prodotto mi ha aiutato tantissimo. Ovviamente è terminato. Credo che la confezione sia da 250, è costato circa 15 euro, 14,90. Non lo ricomprerò semplicemente per una cosa, perché essendo andati, non lo ricomprerò semplicemente per un motivo, perché il medico ci ha assegnato altri prodotti da utilizzare, quindi una volta andato dal medico si tende a seguire la direzione che il medico ci ha indicato. Però per quello che è potuto servire, questo prodottino ha fatto il suo dovere. Quindi ragazzi, questi sono i terminati del periodo di giugno. Io vi saluto, vi aiuto a mettere un pollice in su se il video vi è piaciuto e vi ho tenuto compagnia, aiuterete tantissimo il mio canale e me a crescere. Iscrivetevi assolutamente, vi aspetto. Attivate la campanella per ricevere le notifiche di quando un nuovo video sarà online e ci vediamo presto con il video dei preferiti di luglio e credo che sia in preparazione il video delle novità, prodotti nuovi, tutte queste cosine qua di giugno. Quindi vi aspetto al prossimo video. Ciao, un bacione!